Con il Nardò che affronta il Casarano, match valido per la Coppa Italia, si gioca ancora allo stadio Guido, avvantaggiato di Copertino. Dall'altra parte c'è il grande ex Prinari, ma c'è anche un... Ci siamo, è cominciata Nardò Casarano, lo scarico, il pallone che passa ancora a Sant'Arcangelo, prima... Conclusione del match da Van Rasbeck, qui lui la forza, la giocata, ma il pallone passa con il gol di Mariano. Grande palla in profondità di Van Rasbeck. Cavaliere la fa sfilare, arriva Mariano. Lì c'è De Giorgi, De Giorgi secondo palo, può essere interessante il pallone, peccato, era salito Mengoli. Ma non c'è più tempo, arriva il duplice fischio, Nardò avanti 1-0 all'intervallo con il gol al 15° minuto di Mariano. Il Casarano per cercare di sistemare la partita, dall'altra parte il Nardò non ha effettuato cambi, Nardò che tocca il primo pallone. Parte dentro Di Biase con il pallone morbido che passa, un colpo di testa ma... Cross dentro di Tordini, palla che passa ad Ambros, poi la conclusione di Tedesco, ma c'è la bandierina su, tutto inutile, non si sta capendo cosa è accaduto, perché il gol è valido, l'arbitro, l'assistente aveva alzato la bandierina, ma l'arbitro ha segnato il gol e il Nardò va a protestare. Dunque il gol è buono, ha segnato Tedesco, ha pareggiato il Casarano e poi è tutto surreale quello che è accaduto dopo. Vallezzi, palla dentro, il pallone rimane nella mischia e poi viene messo dentro, probabilmente è stato Cavaliere l'ultimo a toccare, non abbiamo ben compreso, ma il Nardò torna avanti. Può metterla dentro Cavaliere, cross secondo palo, Mariano, non arriva nessuno, erano andati tutti sul secondo. Prova a salire, prova a puntare, passa, zona sinistro, cross morbido sul secondo palo. Allontanato, rimane lì, Lezzi prova a calciare al volo, conclusione che non esce di molto. Pallungo, colpo di testa, palla che passa pericolosamente. Qui non c'è fallo, attenzione, prova a girarsi, Petrarca rimane lì, poi De Giorgi in calcio d'angolo. Sono 3 contro 1, Cristaldi si propone ma alla fine va da Mariano, perde l'attimo probabilmente il Nardò. Baccoria tagliato, il pallone passa pericolosamente, arriva il gol di D'Ambros per il 2-2 del Casarano. Arriva il triplice fischio, saranno i calci di rigore a decidere questa sfida di Coppa Italia. Tutto pronto per i calci di rigore, sarà Porcaro a battere il primo. Arriva il fischio, parte Porcaro, Porcaro guarda il portiere, lo spiazza, 1-0 Nardò. Fischi per Tedesco. Tedesco calcia, Petrarca neutralizza il primo rigore. La concentrazione di Cristaldi, Cristaldi e la parata di Gianni. Va Di Biase per il Casarano, Di Biase spiazza Petrarca 1-1. Va Masetti, Masetti ferma la corsa ma spiazza il portiere, va Facundo Coria che spiazza Petrarca e siamo 2-2. Pronto a battere Mariano, Mariano guarda la porta, Mariano fortissimo, esecuzione perfetta. D'Ambros non fallisce, 3 pari. Parte lui, Mengoli calcia alto sulla traversa. Errore del Nardò.
Fischia l'arbitro, Prinari contro Petrarca, segna Prinari e il Casarano passa il turno di Coppa Italia ai calci di rigore.